In questo video non vi voglio vendere nulla, non vi voglio presentare nessun prodotto, non voglio parlare di come costruisco niente. Pensavo di parlare un po' della storia del marchio, di parlare un po' delle origini. Tendenzialmente io faccio il liutaio perché suono la tromba. Nel 1990 inizio a suonare la tromba nella banda del paese, sotto casa dei miei nonni. Sono mediamente bravino per essere un bimbo di 11 anni e a un certo punto, a 14 anni mi sembra, sì, 14 anni, i miei mi comprano una tromba nuova, bella, bellissima, che ho tuttora, che è la mia tromba di adesso, che penso non cambierò mai. È una storia che ho raccontato un sacco di volte, però forse ora la vedo da un'angolazione diversa. Insomma, con questa tromba nuova mi presento alle prove e per la prima volta dietro a me c'era la sezione ritmica e c'era un bassista, Antonello. Chiaramente avevo già visto un basso, però non ero mai stato a contatto con il basso e il bassista, con lo strumento suonato. Si inizia questo pezzo e il bassista dietro, tum, 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 attacca a sleppare. Io mi fermo, mi giro. Cos'è? Fantastico, fantastico, strumento fantastico, suono bellissimo, mai sentito. Arrivo a casa, mamma, sai, quasi quasi mi metto a suonare il basso, tragedia. Tragedia perché appunto c'era stata la spesa sostanziosa per questa tromba, no, non te lo prendo il basso, è un capriccio, smetti, ma poi il basso, dai, dun dun, suoni la tromba. Vabbè. Qui allora esce fuori tutto il mito del il tuo primo basso l'hai fatto con un tagliere e un seghetto alternativo. Sì, è esattamente così. A un certo punto ho voluto farlo da solo questo strumento perché, diciamo, in famiglia c'era quest'usanza di le cose facciamocele per conto nostro. Quanto potrà mai essere difficile? Il fai da te, ma non il fai da te, il fai sempre da te, diceva in casa mia. Quindi, per non essere da meno, ho preso questo tagliere di faggio da bar. Non c'era internet, non si potevano scaricare i progetti, no, non si poteva chiedere. Insomma, me lo sono quasi inventato a memoria. E più o meno credo di aver visto un Music Man, di averlo fatto, ma non c'entra niente, è completamente diverso da quello che doveva essere, però aveva più o meno la forma di un basso. A quei tempi mio nonno materno decise di aiutarmi un po' e ci mettemmo lì, allora mi prestò i suoi elettroutensili perché è chiaro che a 14 anni non è che avessi il seghetto alternativo fra i Transformer, me lo sono fatto prestare. Seghetto alternativo, trapano, cartavetra e nient'altro, nient'altro. Non avevo neanche una fresatrice. Ricordo che al tempo sognavo il Dremel, addirittura pensare di poter fare uno strumento da zero solo col Dremel, però sognavo il Dremel. E non ho preso, poi il Dremel l'ho preso già con la partita IVA avviata, vabbè. Qualcuno, credo il falegname vicino casa, mi regala un pezzo di Ontano. Con Ontano potevo farci il corpo, no, che ne sapevo. Con Ontano ci ho fatto il manico. E ovviamente nessuno mi aveva detto di cose simpatiche tipo Truss Rod o il fatto che la tensione delle corde avrebbe imbarcato il manico. Nessuno mi aveva neanche detto di come mettere i tasti o scala logaritmica, la lunghezza del diapason. No, ho fatto un basso lungo un po', l'ho misurato poi dopo e avevo fatto un 36 pollici e rotti circa. E ovviamente ho tagliato poi, sempre col seghetto alternativo, a mano, senza una dima, il manico, ho fatto una paletta
una paletta che era dritta, non era neanche angolata, era dritta, e visto che il pezzo di legno per lontano aveva quella lunghezza lì, non c'era più posto per fare una paletta 4 in linea, ho fatto una paletta 2 e 2, due destre e due sinistre, senza tastiera, cioè per la tastiera ho usato direttamente lontano. Ha avvitato tutto, ha carteggiato e esteticamente era anche bellino, avevo fatto tutte le cose dritte. Chiaramente mancavano alcuni dettagli, tipo il ponte, il pick-up e le chiavette. Vi ricordo che era il 1994, non c'era modo da queste parti di capire dove comprare la roba. Per cui andavi nei negozi di strumenti, ti vendevano lo strumento o il pezzo di ricambio. Il pezzo di ricambio, che ne so, Yamaha, costava troppo per me. E alla fine riuscii a trovare nel negozio di musica di un vecchietto assurdo un pick-up per jazz bass rotto. Cioè, me lo vendette 35.000 lire. Era rotto, era il capillare era rotto. Da lì ho imparato a saldare il capillare perché l'ho smontato, ho sfatto l'avvolgimento della bobina fino a quando ho trovato l'interruzione, l'ho risaldato e probabilmente quello è stato il mio primo pick-up a bassa impedenza, comunque non a impedenza regolare perché probabilmente metà avvolgimento l'avevo buttato via. Poi credo a Prato ho trovato quattro chiavette da basso che però erano quattro in linea, non montate. Due dritte e due a rovescio. Va bene, va uguale. E un ponte, un lamierino, quello tipico da jazz bass, dicevo. Montato tutto, si presentò il problema dei tasti e non sapevo come fare. Quindi che feci? Ma un accordatore digitale, proviamo con l'accordatore, avevo accordato precisamente la corda a vuoto e poi mi. Questo è il Fa, ho segnato con lapis il Fa diesis, fino ai 26 fret, cioè fino ai 26 fret che più o meno aveva. Poi chiaramente non avevo nessuna dima per segare paralleli uno all'altro gli slot dei tasti e sono andato un po' a occhio. Dopodiché un altro problema, non avevo i tasti, cioè non avevo i fret. A un certo punto decisi che poteva essere lasciato fretless. Quello fu il mio primo basso che chiamai Primus in maniera forse ben poco originale e era un fretless senza truss rod con le corde lisce. Ovviamente tempo un mese il manico diventò una U. Però per me non era un problema, pensavo fosse assolutamente normale, fino a che incontrai un ragazzo che mi disse: "Beh, però potevi metterci una tastiera sopra il codesto manico, potevi metterci l'asta tendimanico, si chiamava negli anni 90, il truss rod, e poi magari due pick up". Però ormai quello è andato così. In seguito ho piallato il manico, ci ho messo la tastiera, ci ho messo il truss rod, una tastiera di Vanjie, però è rimasto fretless, ormai mi piaceva il fretless. Perché mi sono ritrovato a fare il liutaio e non ho continuato la mia carriera di ingegnere informatico, quello che doveva essere nei miei piani sin dalle elementari. Allora, la risposta ufficiale è che ero un liutaio migliore di quanto non fossi un ingegnere, cioè ero più bravo a fare il liutaio. In realtà c'è di più, credo che sia tutto da ricondurre a una banalissima trita e ritrita ricerca della felicità. Non so se avete presente il concetto di felicità generativa. Quando fai qualcosa e sei felice per quello, ma non una cosa edonistica,
mi sono comprato una Lamborghini Aventador, che pure è interessante, però più un discorso di ho creato qualcosa, ho reso possibile qualcosa. Il processo di passare da un pezzo di legno a un basso che suona bene, senza fare troppo il collodi dei giorni nostri, però passare appunto dal tavolone a uno strumento che fa musica, fa arte, fa divertimento, fa star bene chi lo suona, è abbastanza particolare. Io mi ricordo la prima avvisaglia di questa contentezza, di questo benessere nel fare uno strumento c'è stato proprio a 16 anni. A 16 anni, liceo scientifico, quindi andavo a scuola, facevo la mia vita da ragazzino. Avevo il primo gruppettino, noi dicevamo di fare fusion, in realtà ci si provava, insomma, ci piaceva ascoltare Dave Weckl, Patitucci, Chick Corea e si provava a fare qualcosa, però insomma, con esiti eravamo lì per divertirci. Chiaramente nei cataloghi Yamaha che consultavo religiosamente c'era la foto di John Patitucci che era al tempo endorser Yamaha e aveva il suo TRB 6P, il famoso basso noto per costare quanto una Panda o una Punto, non mi ricordo com'era il discorso al tempo, però costava 9 milioni di lire e era un basso a 6 corde con manico passante rosso con sunburst nero, cioè da rosso al nero, con le meccaniche dorate e il piezo. Io chiaramente a quel punto lì dovevo avere quello e mi feci lo strumento che era la copia di quello che poteva essere un TRB visto su un giornale. Cioè, non l'ho mai preso in mano, non l'avevo mai toccato. E scopiazzai dalle foto la forma e le caratteristiche del TRB. È venuto fuori un aggeggio con il corpo in acero alto 3 centimetri, che è fastidiosissimo farlo così basso perché poi nella cavità dei controlli non c'entra niente, né negli scassi dei pick-up non c'entrano i pick-up. Diversi problemi. Fu il primo strumento col manico passante che feci, con una tastiera arraggiata tantissimo, credo era un 6 corde con una arraggiatura di 7 pollici, credo, una roba 7 pollici, lo dico per capirsi, in realtà lo arraggiai a mano con una levigatrice, perché negli anni comprai anche una levigatrice, una orbitale, non una roto orbitale, una orbitale. A questo strumento misi i tasti male, storti, non rettificati, cioè avevo l'action 15 mm, perché mi ricordo però che dopo averlo verniciato rigorosamente di rosso, perché doveva essere come il basso di Patitucci, lo montai al volo con due viti su quattro, insomma, un po' alla svelta, misi le corde per sentire come suonava, lo misi nell'amplificatoraccio che avevo al tempo, feci suonare il si basso, che non avevo mai sentito il si basso, e sinceramente mi misi a piangere. E fu la prima sensazione di aver fatto qualcosa di bello. Non era bello tecnicamente, era pieno di problemi, ma fu un grosso passo in avanti per le mie capacità e soprattutto avevo fatto una cosa che finalmente mi rendeva contento. Questa qui ormai mangiata dall'ossido era un'elettronica a componenti discreti che avevo fatto io. Era in realtà un preamp e un equalizzatorino a 3 bande. Ormai completamente distrutto. Questo strumento l'ho suonato per anni.
con tutti i suoi difetti. Io non ho mai suonato un basso non mio, mai. Ecco, qui si può leggere EN96. Avevo fatto anche la basetta. Poi finisce il liceo, il gruppettino si sfà, mi iscrivo a ingegneria informatica e questa cosa qua casca un po' in secondo piano. Chiaramente gli studi di ingegneria tolgono tempo, tolgono testa, altre cose, poi inizio a scrivere per The Games Machine, anche quella lì a livello di felicità generativa è stata una bella botta. Negli anni dell'università ne faccio altri due, così, giusto per suonicchiare un po', mi faccio un 5 corde e un altro 4 corde. Eravamo già negli anni 2000 a questo punto, probabilmente 2005-2006. Mi iscrivo a un forum, Megabase, e inizio a scrivere, a dare dei pareri su alcune questioni di liuteria. La gente comincia a guardarmi un po' strano e mi scrivono subito: aspetta, ma se sei liutaio lo devi dire, perché non puoi essere liutaio e non dirlo, perché potresti essere qui a pescare clienti. E no, guardate, non sono liutaio, sono uno studente, mi diverto. No, non ci torna, sai troppe cose. Vabbè. E allora, giusto per fare pochissima polemica, come mio solito, mi feci l'avatar: attenzione, utente fuorviante, liutaio per finta, e mi buttarono fuori. Dopo poco però sono rientrato in questo forum e ho detto: vabbè, se vi piace pensare a me come liutaio, fatelo pure. A quel tempo lì mi venne in mente l'iter, il Bierne l'iter, a quel punto lì lo postai e arrivarono delle richieste, iniziarono ad arrivare delle richieste di ordini veri. È stato da lì che è iniziato tutto. Il primo anno mi arrivarono 25 ordini. Avevo già disegnato l'iter e l'acme. Successivamente disegnai lo scorcio, che all'inizio aveva la paletta, poi ho tagliato la paletta. Il secondo anno 25 ordini, misi la partita IVA. A quel punto lì non ero più liutaio per finta.